Sempre Pazzo dei Cistinghi, il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, siamo a questa assemblea contro la soppressione, ormai comunque decretata, la sede distaccata del Tribunale di Foggia qui a Manfredonia, a quale dico il futuro del Tribunale in seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto cesativo. Vabbè, intanto bisogna chiarire un aspetto che non deve indurre in inganno nessuno. Si tratta della soppressione di tutte 220 sedi distaccate dei tribunali d'Italia, quindi non è che adesso inizia il solito tram tram, abbiamo perso la sede distaccata del Tribunale di Manfredonia, perché il tema è molto più complessivo e riguarda una riforma della giustizia, se così la possiamo definire, in termini di uffici giudiziari, che prevede la soppressione di tutte le sedi distaccate, compresa quella di Manfredonia, quindi tutte 220 le sedi, e prevede la soppressione di alcuni piccoli tribunali, tra cui il Tribunale di Lucera in provincia di Foggia, ma altri credo 19 tribunali che stanno nelle stesse condizioni del Tribunale di Lucera. Quindi un provvedimento assolutamente di razionalizzazione che non produrrà effetti positivi sull'utenza, perché aumenteranno i costi, aumenteranno i tempi delle azioni giudiziarie, tutto a scapito chiaramente di una giustizia più celere, più Lo Stato prevede 31 milioni di risparmi di spesa nel 2014. I risparmi capiremo solo vivendo, nel senso che quando è come nella sanità, quando si pensa di tagliare i posti letto e tradurre quei posti letto in una riduzione dei costi, si fa un errore, e in questo caso si fa lo stesso identico errore. La prova dei fatti nella sanità dimostra esattamente il contrario, che pur con la riduzione dei posti letto la spesa sanitaria continua a salire. In questo caso dobbiamo aspettare la prova contraria. Comunque il decreto legislativo prevede un tempo fino a 5 anni per affinché le sedi accorpate che poi sono a utilizzo dei tribunali possano ospitare questi mobili, cioè nel senso che si può aspettare fino a 5 anni prima che il trasferimento venga attuato. Abbiamo un vantaggio obiettivo, che la sede dell'attuale tribunale di Manfredonia è di proprietà del comune, quindi sul piano dei costi, nella sostanza, il governo non è che ci rimette chissà quali risorse. Certo, ridurrebbe il suo apporto finanziario in termini di rimborsi per i costi di gestione, ma sostanzialmente la sede, essendo di proprietà comunale, non inciderebbe sui costi complessivi della giustizia. Rimarrebbe qui comunque per del tempo. Appunto, dal mio punto di vista il tema non si pone adesso, ma si porrà in una prospettiva immediata, anche con una scadenza di lungo termine. D'accordo, sì, per concludere, visto che ha accennato il tema dello spending review della sanità, cosa ne pensi dei 5 nuovi ospedali varati da Tolini, dalla regione? Sono stati annunciati 5 nuovi ospedali, non uno nessuno in provincia di Foggia. Non ci credo. Semplicemente non ci credo, perché mi sembra un paradosso, in una sanità dove si pensa di ridurre i costi, dove si pensa di razionalizzare al massimo, l'idea di costruire nuovi ospedali mi sembra utopistico. Se poi serve per fare la campagna elettorale il prossimo anno, è probabile che possa servire a qualcuno. D'accordo, ringraziamo il signor Riccardo, buona sera di Stato.